Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi mi trovate qui con un video consueto, un video che di solito vi ripropongo ogni mese, ovvero il video in cui vi mostro tutto ciò che ho trovato all'interno della beauty box di Lookfantastic di questo mese. Sapete che è un video che di solito vi ripropongo all'inizio del mese, purtroppo a causa, diciamo, della mia vacanza sono stata assente per un po' di tempo e quindi soltanto al rientro ho avuto modo di guardare quello che ho trovato all'interno della beauty box, che era appunto qui ad attendermi. La beauty box di questo mese si presenta in questo modo, all'interno di questa bellissima scatola in un color grigio satin, ed è una box che riprende come tema quello delle feste, proprio perché ci avviciniamo al Natale. Sicuramente hanno scelto come tema quello, diciamo, che riguarda appunto le feste e meglio dire le feste serali, ecco. Ci tengo comunque a fare un breve inciso riguardo a Lookfantastic. Lookfantastic è un brand che rivende queste beauty box che potete acquistare singolarmente oppure facendo degli abbonamenti che possono essere trimestrali, semestrali o annuali. Facendo appunto l'acquisto di queste beauty box riceverete mensilmente a casa una box che può presentarsi in questo colore come questo mese, ma ogni mese varia, e all'interno ci sono circa 6-7 prodotti che riguardano la skincare, l'haircare, il make-up e anche gli accessori, e sono dei prodotti di brand conosciuti o meno. Io ho fatto questo abbonamento qualche anno fa e devo dire che da quando ho fatto questo abbonamento con una breve pausa nel mezzo, ho avuto modo di scoprire veramente tantissimi brand. So che comunque sono delle box con un valore superiore al costo che si paga e sono delle box che contengono all'interno vari prodotti. Purtroppo a volte capita di trovare prodotti che piacciono meno. Altre volte invece devo dire che le box sono veramente belle. Detto ciò, direi subito di proseguire. Sapete che comunque Lookfantastic non è soltanto un brand che rivende queste beauty box, ma è un brand, o meglio un sito, su cui è possibile acquistare veramente tantissimi prodotti di tantissimi marchi high-end, low cost, di brand molto conosciuti e anche di brand meno conosciuti. E è un sito dove è possibile spesso acquistare prodotti approfittando di offerte veramente allettanti, quindi io vi consiglio sempre di dare uno sguardo. Vi lascio nell'info box il link del sito di Lookfantastic dove è possibile accedere e ovviamente potete creare un account o meno e potete usufruire ovviamente delle varie scontistiche attive. Soprattutto in questo periodo di Black Friday ci sono veramente delle offerte allettanti, ci sono prodotti scontati fino al 50%, 40%, quindi io vi consiglio di dare uno sguardo. Anche se avete intenzione di fare, non so, dei regali natalizi, è ottimo comunque approfittarne, ecco. E detto ciò, direi subito di passare alla box. Come appunto vi ho detto, si presenta all'interno di questa scatola di questo colore, trovo che sia molto molto elegante, e all'interno ho trovato ben 6 prodotti il cui valore complessivo supera i 57 pound, e ci sono prodotti di vario tipo. Devo dire che alcuni mi piacciono tantissimo, altri un po' meno, e direi di iniziare subito da questo prodotto di Wow, Color Wow, ed è un Dream Coat. È un prodotto per i capelli in questo formato da 50 ml ed è un prodotto da utilizzare, o meglio da spruzzare, sui capelli umidi subito dopo la detersione dei capelli stessi. È un prodotto che aiuta non solo lo styling dei capelli, ma anche a proteggere i capelli dai, diciamo, dalle temperature alte del phon e anche della piastra, o comunque di ciò che utilizzate, ecco. È un prodotto di cui ho sentito veramente tanto chiacchierare e so che è un prodotto il cui costo è anche abbastanza alto. Sono contenta di averlo trovato perché appunto in questo modo avrò modo di provarlo, ecco. E vi faccio vedere nuovamente il prodottino, si presenta in questo formato da 50 ml, quindi sicuramente un prodotto che durerà tanto. Secondo prodotto è un prodotto make-up e questa volta parliamo di un accessorio per il make-up, e in particolar modo è un pennello
del brand Luxy, che appunto è un marchio che trovate su Lookfantastic, che rivende veramente tantissimi prodottini e in particolar modo vende tantissimi set interessanti di pennelli. Io ho avuto modo già di provare vari pennelli di questo brand e devo dire che sono fatti veramente bene e ottimi. Questo qui in particolar modo è il 504 Large Angled ed è appunto un pennello angolato, consigliato soprattutto per lo sculpting oppure per l'applicazione delle polveri intese come blush o bronzer. Veramente un bellissimo pennello, fatto molto bene, non vedo l'ora veramente di utilizzarlo. Poi, terzo prodotto è questa volta un prodotto skincare ed è un prodotto di Avant. Questo brand spesso ci è stato riproposto all'interno delle beauty box e in particolar modo questa volta sono ritornati, diciamo, a introdurre un prodotto per la skincare ma anche base make-up, perché è un vero e proprio prodotto perfezionante per il viso ed è in particolar modo un primer che ha lo scopo prettamente di andare a perfezionare il vostro viso. Può essere utilizzato subito dopo la skincare come primo step appunto al make up, quindi inteso proprio come primer, oppure c'è scritto sul retro che può essere utilizzato anche da solo proprio per andare a perfezionare il vostro viso. Veramente un prodotto interessante. Questo qui si presenta in un formato da 30 ml, quindi devo dire niente male. Poi, quarto prodotto è un prodotto di make-up e parliamo di una palette viso. Questa qui è di Revolution ed è la Makeup Revolution London Palette. In particolar modo è la Mini Reloaded Palette. Io possiedo la Reloaded Palette, che è appunto il formato grande di questa palette. Quindi, sinceramente, questa palette non mi ha fatto sconfifferare, dal momento che appunto la possiedo già, ma mi rendo conto che per chi ha alle prime armi o per chi non possiede già l'altra palette, sicuramente è una palette molto carina. È composta, come vedete, da 6 shade, ci sono 2 shimmer e 4 opachi ed è a mio avviso una palette molto completa perché vi permette comunque, nonostante ci siano soltanto 6 shade, di andare a ricreare veramente dei bellissimi look che possono essere da giorno o magari più strutturati utilizzando questi shimmer sparkle molto belli per un look serale. Veramente una palette carina. Ovviamente il motivo per cui non sono così entusiasta riguardo a questa palette è perché comunque possiedo già la versione più grande, ma devo dire che comunque è una palette validissima e tra l'altro devo dire che la qualità delle polveri di questa palette è veramente ottima, quindi perché no? Poi passiamo al quinto prodotto e qui siamo nuovamente a un prodotto skincare. Questa volta parliamo di un prodottino del brand Bondi Sands, che è appunto un marchio che ripropone tantissimi prodotti autoabbronzanti sia per il corpo ma anche per il viso. Questa volta appunto ho trovato un prodotto che contiene all'interno vitamina C e acido ialuronico in un formato da 10 ml ed è un prodottino da utilizzare sul viso come maschera overnight, quindi come maschera serale da applicare sul viso e lasciare agire durante la notte, ha lo scopo prettamente di andare a lasciare un effetto autoabbronzante alla vostra pelle, allo stesso tempo va ad idratare, a nutrire la pelle grazie alla presenza dell'acido ialuronico e della vitamina C. Anche questo qui devo dire un prodotto interessante, sicuramente lo proverò nel periodo primaverile che appunto si avvicina verso l'estate. E infine l'ultimo prodotto è un accessorio ed è del marchio Brushworks. Anche questo qui è un marchio molto conosciuto che rivende veramente tantissimi accessori interessanti per il make-up, per la skincare, ma accessori proprio nel vero senso della parola. E questa volta ho trovato i Crease Free Hair Clips, quindi sono queste due clip da utilizzare appunto per andare a fissare i capelli nel momento in cui vi andate a truccare e far sì appunto che stendete bene tutte le polveri, anche i prodotti in crema sul vostro viso, senza creare alcuni segni all'attaccatura dei capelli. Quindi sono in realtà due clip fatte in questo modo, ve le faccio vedere così, da applicare sui capelli quando appunto vi andate a truccare. Questi qui sinceramente non mi hanno colpito più di tanto perché li trovo alquanto cheap proprio come
come diciamo realizzazione, ecco, ma nel complesso la box è veramente bella. Inoltre ci tenevo a darvi quello che è lo sneak peek per il prossimo mese, perché il prossimo mese ci sarà un prodotto molto interessante del brand Medic 8 o Medic 8, come lo conoscete. Ed è un prodotto skincare, è un marchio veramente ottimo. Medic 8, ho avuto modo di provare veramente vari prodotti con cui mi sono trovata benissimo. E vi dico già che il prossimo mese all'interno troverete una mousse micellare che ha lo scopo prettamente di nutrire e purificare il vostro viso in un formato da 40 ml. Il prodottino in questione è questo qui, quindi se siete interessati tenetelo a mente. E con questo è tutto. Vi ho mostrato quindi tutti quelli che sono i prodotti contenuti all'interno di questa beauty box. Devo dire che da 1 a 10 il mio voto è 7, perché appunto, come vi dicevo, le clip non mi hanno particolarmente entusiasmato e perché la palette la possiedo già. Qualora non avessi posseduto questa palette, probabilmente il mio voto sarebbe stato un 8, non di più, ma nel complesso comunque a mio avviso è una box comunque promossa. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto se questa è una box che vi è piaciuta o meno. Io vi ringrazio, se siete arrivati fino a qui mi raccomando mettete un like di supporto, lasciatemi un commento se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto se ancora non siete iscritti io vi consiglio, diciamo il mio consiglio è quello di farlo, ecco, vi consiglio di farlo perché è veramente un grande aiuto che potrete fare per me e per il mio canale. E con questo è tutto, vi mando un bacio e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video.